Quando pensiamo alla fabbrica digitale rimaniamo sempre molto affascinati dagli aspetti tecnologici, legati soprattutto alle tecnologie produttive quali la stampa 3D, le lavorazioni meccaniche ad elevata automazione, la robotica, e sono sicuramente degli strumenti fondamentali per portare avanti l'industria 4.0, ma devono rimanere tali, cioè devono rimanere degli strumenti. Il vero elemento di differenziazione è dato dall'uomo, dalle persone che utilizzano questi strumenti e che fanno la differenza e che devono venire considerati come tali, cioè come uomini e non come macchine. Il fatto di lavorare con la fabbrica digitale deve venire vista come la possibilità di trovare lavori migliori, a più elevato valore aggiunto, in cui impiegare persone che devono usare la testa, devono pensare per fare funzionare questi macchinari e non il viceversa.